Bentrovati su lucagnatv.it. Oggi ci troviamo in un posto meraviglioso, in un posto magico, potete vederlo qui alle mie spalle, e infatti siamo presso la Sartoria Rosita Atelier di Lauria. Con me ci sono Gina e Rosita, alle quali do il mio buongiorno e il mio... Benvenuto. Ecco, da pochi giorni è stato realizzato, precisamente il giorno 6 novembre, presso il Lanificio Mango Bistrò, un bellissimo evento tutto dedicato agli sposi, organizzato proprio da Sartoria Rosita Atelier in collaborazione con la wedding planner Rosemary Agrello. Allora, io inizierei subito chiedendo a Gina proprio un commento su questo evento dedicato a 360 gradi agli sposi. È stato un momento magico riprendere dopo un po' di fermo e proporre le nuove tendenze del 2023, e quindi ci siamo ritrovati ad affrontarci, ad affiancarci con altre persone in collaborazione, quindi abbiamo avuto modo di portare un po' di freschezza, un po' di allegria per il 2023. Due anni di buio a causa della pandemia. Com'è stato riorganizzare un evento dopo questi due anni di stop forzato? Anche perché il Covid-19, dobbiamo dircelo, ha seriamente messo in crisi il mondo del wedding e degli eventi più in generale. Allora, è stato come ritornare il primo giorno a scuola, adrenalinico, emozionante, e ci siamo ripresi la nostra vita in un certo senso. Rincontrare le ragazze, le modelle, i modelli di nuovo, i colleghi, è stato veramente un momento magico. Ecco, un momento centrale di questo evento è stato sicuramente la sfilata che noi abbiamo visto di abiti da sposa. Che tipo di abiti abbiamo quindi visto sfilare? Non è stato facile selezionare gli abiti perché la collezione è veramente molto vasta, però abbiamo cercato di scegliere un abito per ogni stile, dal pantalone al chiffon, creppella, micado, pizzi, quindi proprio per soddisfare un po' tutti i gusti. Ecco, ma non solo abiti da sposa, ma anche abiti da sposo, giusto? Sì, anche abiti da sposo. Per l'evento abbiamo selezionato degli abiti semplici, da un semplice pettolancia a un collo rever giacca lucido, oppure un modello Marsina caratterizzato dalla serie di bottoni che percorre il collo. Il tutto, anche in questo caso, una selezione di un modello perché portare in una sfilata tutti gli abiti è impossibile. Certo, assolutamente. Nel corso dell'evento noi abbiamo visto diversi espositori che hanno in un certo senso sponsorizzato e pubblicizzato la loro attività. Che tipo di espositori abbiamo visto? Naturalmente tutti gli espositori che rientrano nel mondo del wedding a 360 gradi, fotografo, parrucchiere, estetista, bomboniere, perché no, arredamento casa, location, perché abbiamo avuto anche la location, luci, audio, sound, musica e tutto, perché giustamente in un evento bisogna incontrarsi con tutti questi espositori. Allora, sono con Viviana Zazza, Nozze Stampate, partecipazioni ma tanto altro. Ad oggi gli sposi cercano sempre di più la personalizzazione, l'unicità. Raccontaci un po' tutta questa meraviglia. Esattamente come hai anticipato tu, il mondo del matrimonio ormai richiede sempre più dettagli personalizzati ed unici. È proprio questo che noi facciamo, personalizziamo tutto il coordinato del matrimonio, tutto ciò che è stampato e non solo, partendo dalla partecipazione al tableau, al menu, qualsiasi dettaglio e gadget, rendendo unico tutto il coordinato e quindi tutto il matrimonio. Vi possiamo seguire, Viviana, sui vostri canali social, giusto? Assolutamente sì, sia su Facebook che su Instagram, siamo presenti come nozzestampate.it e a breve saremo online con il sito dove potrete ammirare tutti i nostri coordinati. Sono con Mariano di Adoro Gioielli. Mariano, tutto questo luccichio, questa meraviglia, ma vedo tante tante fedi. Come fa una coppia di sposi a scegliere la fede giusta? Raccontaci un po'. La scelta è stata...
viene compiuta in base alla preferenza estetica e in base alla comodità. Ci sono diversi tipi di fedi, possiamo passare da quelle classiche, abbiamo la francesina, la mantovana, quelle un po' più grosse sono la mantovana, tipo questa qui. E poi non bisogna sottovalutare anche l'aspetto di comodità della fede, perché comunque è un gioiello che verrà indossato per tutta la vita della persona. Non capita raramente che la persona venga con un'idea, poi provandola al dito invece cambi l'idea perché la trova scomoda oppure non si trova, non si ci vede. E questo è il vantaggio anche di provare le fedi di persona, anziché scegliere su internet. E quindi mi viene da farti questa domanda proprio, qual è la fede più scelta alla fine? Allora, in base anche alle richieste che stiamo avendo proprio qui oggi, vanno di moda queste fedi qui, in pratica oro bianco e diamantini, che sono le fedi un po' più moderne rispetto a quelle classiche, che sono quelle gialle, in oro giallo e in oro bianco. Allora, sono con Roberta Russo, responsabile degli eventi e dei matrimoni del Grand Hotel Pianeta Maratea. Roberta, quali sono i segreti che rendono il Grand Hotel Pianeta Maratea una location di spicco così scelta dagli sposi? Allora, sicuramente uno dei nostri punti forti è la posizione. Infatti ci troviamo a Maratea con una bellissima vista sul Cristo di Maratea, sul mare e su tutto il Golfo di Policastro. Quindi questo sicuramente è una delle caratteristiche che ci contraddistingue per diciamo, le coppie che vogliono stupire i propri invitati. Altro punto forte può essere sicuramente la vicinanza appunto al Cristo per quelle coppie che decidono di celebrare un rito che sia o simbolico o civile. E altra caratteristica nostra è sicuramente quella di avere uno staff totalmente dedicato al wedding e quindi lavorare a stretto contatto con gli sposi per il loro giorno più bello e per realizzare il loro sogno, diciamo. Enjoy Bar Catering, un'esperienza decennale nel settore. Davide, qual è la tua mission, la tua filosofia e perché una coppia di sposi deve sceglierti? Beh, in realtà la nostra missione è quella di offrire come azienda il riferimento a 360 gradi, da un matrimonio a un meeting aziendale. Per quanto riguarda la nostra filosofia, noi ci teniamo tantissimo ai particolari, ai dettagli, quindi alla dedizione, all'organizzazione di un catering. Il nostro obiettivo è quello di far bere nell'evento dai più piccolini ai più grandi a 360 gradi. Non ci poniamo un servizio da discoteca assolutamente, perché lavoriamo con la frutta fresca e comunque il nostro servizio è medio-alto. Perché noi? Perché secondo noi uno dei giorni più importanti della vita è proprio il matrimonio e quindi, come ogni evento, il binomio lo fa la musica e l'alcol. Come per quanto riguarda invece le esperienze, diciamo che il nostro progetto nasce nel 2004 sul territorio romano e abbiamo fatto varie esperienze importanti. Siamo stati scelti per la Dia Celibato, il matrimonio di Totti e la Blasi, abbiamo fatto Volere Volare con Maria De Filippi e anche altri eventi, tra il compleanno della Gerini e altri eventi importanti. Da 7 anni ci siamo trasferiti nel Cilento e abbiamo lanciato una grande moda. Va bene, quindi insomma non mi resta che immolarmi e per tutti voi assaggiare qualcosa. Che mi offri, Davide? Qualcosa a base di uva, ti piace l'uva? Va bene. Uno stand particolare, Marco Post, sono con Luana, anti-age specialist. Raccontaci un po' cos'è Marco Post. Allora, Marco Post è la prima rete di centri anti-age senza bisturi in Italia che mira proprio a promuovere questo stile di vita per un invecchiare bene, quindi un contrastare tutti i segni del tempo che magari possono insorgere proprio sul corpo, ma non soltanto a livello di trattamenti, ma anche tramite alimentazione, attività sportiva, quindi un connubio di cose che ci aiuta a portare questi risultati anche a mantenersi nel tempo. Perfetto. Cosa offre Marco Post per una coppia di sposi nella preparazione al grande giorno?
Allora, sicuramente arrivare in modo più rigenerato proprio a questo grande giorno, con un viso molto più luminoso, con un corpo anche molto più tonico. Il primo approccio proprio per conoscere questo mondo è il Beauty Reset, che è proprio formato da una prima parte di consulenza, quindi basato e studiato appositamente per ogni persona, e poi un trattamento proprio gravità zero viene definito su questo lettino speciale che è definito l'Infotrenabed, che ci aiuta a fare tutto questo lavoro. Maristella De Franco, proprietaria di Millie's Cake. Io vedo tantissima meraviglia, adoro le tue creazioni e quello che vorrei sapere è proprio da dove nasce l'ispirazione per creare una wedding cake. Le wedding cake sono diverse, nascono dagli abiti delle spose, dai fiori che scelgono, dalle tonalità del matrimonio. Decidiamo insieme alla wedding planner quale stile adottare per la wedding cake. Ovviamente poi si fa tutto il coordinato in base allo stile che si sceglie del matrimonio, quindi dallo stile marina, allo stile romantico, allo shabby. In questi ultimi anni gli stili più disparati, ecco, come ad esempio questa torta dove ho realizzato con la foglia oro, quindi ci sono un mondo pieno di... È un mondo, come dicevamo, anche che è caratterizzato da tanti dettagli. Sappiamo che ad oggi la personalizzazione è importante. Tu, oltre alle wedding cake, fai anche altre cosine carine, tipo i biscotti, vero? Vanno? Sì, lo sweet table, realizzo quindi dei dolci completamente a tema, un coordinato, quindi dai cupcake ai macaron, ai cake pops, ai cake sickles, diciamo tutti i biscotti decorati, tutti in base al tema del matrimonio. Quindi si fa questo tavolo, appunto lo sweet table, il tavolo dolce, che sarebbe un coordinato con tutto lo stile del matrimonio. Sono con Gabriella, proprietaria di Arredo S. Gabriella, vedo questo tavolo pieno di tante piccole novità, ma raccontaci qual è il must per il 2023, quali sono i cadeau di tendenza? Guarda, non c'è un solo must, perché noi seguiamo molto la linea del matrimonio di ogni coppia. Ogni coppia ha un matrimonio da sogno e noi cerchiamo solo di assecondare quello che è il gusto delle coppie. E ti posso proporre la bomboniera classica, quindi le lavorazioni in pietra, intagliate a mano, le cose utili, perché ultimamente è quello che va molto. La bomboniera utile che possa essere utilizzata, non solo depositata in una vetrina, oppure, ancora una novità ancora più particolare, l'enogastronomico. Quindi andare sulle eccellenze del nostro territorio. E quello che su cui noi stiamo puntando molto sono proprio le aziende lucane, le aziende della Basilicata, perché sappiamo bene che nella nostra terra ci sono tante eccellenze e cerchiamo di promuovere quelle. E quindi abbiniamo chiaramente l'idea degli sposi, quello che loro sognano, noi cerchiamo di assecondarli e realizzare il loro sogno, aiutarli a realizzare il loro sogno. Luciano Cascelli, fotografo, vedo tanto amore che esce dalle tue foto. Tu sei uno di poche parole, ma le foto parlano per te. Però raccontaci un po', con le tue poche parole, cosa offri, cosa vuol dire per una coppia di sposi approcciarsi a te come fotografo. Allora, buonasera, offro un servizio professionale curato sia dal punto di vista fisico, in quanto prodotti, e cercando di metterle quanto più possibile a proprio agio. Per cercare di offrire, di rendere indimenticabile il più possibile il loro giorno, cercando di stare molto attento ai dettagli, ai particolari che si svolgono durante la giornata.
Sartoria Rosita Telè ha un'esperienza decennale. Qual è la sua storia? La mia storia, 25 anni fa, quest'anno sono 25 anni di attività. Ancora non ci siamo separati. Nozze d'argento. Nozze d'argento. 25 anni di alti, bassi, successi, insuccessi, gioie, dolori, ma sempre insieme con la forza. Ecco, ma abbiamo parlato appunto di spose e di sposi, ma Sartoria Rosita non è solo abiti da sposa. Infatti vestiamo gli eventi in genere a 360 gradi, quindi abiti da cerimonia, abiti casual, noi abbiamo tutto nel nostro punto vendita, quindi dagli eventi più piccoli agli eventi più grandi, battesimi, compleanni, tutto. Qualsiasi cosa. Quindi non vi resta che venire a visitare l'atelier per qualsiasi esigenza e occasione. E allora perché una coppia di sposi dovrebbe scegliere Sartoria Rosita? Allora, tutte le spose che possono varcare questa, spose e sposi che vogliono varcare questa soglia, devono essere consapevoli che venendo qui avranno le emozioni, quindi le emozioni delle lacrime, dei sorrisi e tutto ciò che racchiude Sartoria Rosita, perché Sartoria Rosita è questo, cioè emozione. Rosita sta emozionando anche me. ed è una bellissima cosa, sì, e grazie. Emozione, perché cioè, se leviamo questo, no? La voglia di ridere, la voglia di piangere, la voglia di arrabbiarsi, sono queste le emozioni che fanno vivere la vita in qualche modo, la vita vera è questa. È proprio così, e quindi grazie per aver condiviso questa emozione con noi e grazie perché realizzi i sogni di tante persone, Rosita. No, a dire la verità sono loro che realizzano il mio sogno, perché nel momento in cui io vesto una sposa ho realizzato un sogno, io in primis e poi loro con me. Con Costantino D'Alessandro, fotografo. Costantino, il mondo dei matrimoni nei decenni è cambiato, si è evoluto tantissimo e soprattutto con l'avvento del digitale tante cose sono cambiate. Cosa chiedono ad oggi gli sposi e come è cambiato questo mondo? Allora, sì, è vero, c'è stata una evoluzione tecnologica molto importante. Io ricordo che fino a qualche anno fa andavamo con un certo numero di scatti possibili e quindi bisognava sintetizzare in quei pochi scatti, 50, 100, 120, tutti quelli che erano i momenti essenziali e ottenere un lavoro di qualità. Oggi è tendenzialmente più semplice perché gli scatti sono quasi infiniti, infatti torniamo a casa con 3, 4, 500 scatti, poi ci sono alcuni miei colleghi che ne fanno addirittura 1000, 2000, ma mi sembra un po' eccessivo. Anche perché il momento topico è sempre quello, cioè lo scatto giusto è sempre quello pensato, mai quello ottenuto per caso. Comunque la tecnologia ha semplificato un po', perché oggi con tanti scatti è facile ottenere delle cose più o meno accettabili, ma ripeto, la perfezione si ottiene solo se c'è un momento importante. Il fotografo riesce a condensare in quello scatto e solo in quello le emozioni, le sensazioni, il momento importante che sta fotografando. Gli sposi fondamentalmente chiedono sempre la stessa cosa, chiedono che il servizio fotografico sia completo, cioè che ci siano tutti i momenti importanti e che riesca a restituire quella che è la loro relazione, perché poi se vogliamo la fotografia deve far questo, deve documentare quella che è la loro relazione in quel momento con se stessi, con i propri familiari e con il proprio mondo. E forse questa è la cosa più difficile, riuscire a ottenere un'immagine, più immagini nei quali si veda il loro rapporto. Questo è il nostro obiettivo e quasi sempre ci riusciamo. Vedo nel lavoro che stai facendo qui oggi, vedo una grande pulizia, vedo un grandissimo uso del bianco e nero. Me lo vuoi raccontare? Certo, il colore
è un linguaggio che si utilizza per certe tipologie di fotografie, il bianco e nero invece ha un altro tipo di mood, un'altra atmosfera. Il ritratto, per esempio, in bianco e nero riesce a dare il suo non plus ultra. Hai parlato di pulizia e hai detto bene, perché a me personalmente come professionista non piace utilizzare troppi filtri, non mi piace il fotoritocco, non mi piace l'elaborazione. Punto molto invece sull'illuminazione, e in effetti si vede, qui c'è tutta un'illuminazione molto evoluta e molto, molto come dire, particolare, che riesce a dare le ombre, le luci, i contrasti, i volumi, che poi il mestiere del fotografo è quello. Alla fine l'elettronica serve a coprire gli errori, ma un bravo fotografo non ha bisogno di tanta elettronica. Sono qui con Angela Scaldaferri di Sesa Cucine. Angela, io guardo queste immagini, insomma vedo un mondo meraviglioso, io adoro gli arredi, adoro le cucine, quindi sono innamorata. Raccontaci un po', perché io so che voi producete queste cucine, quindi spiegaci un po' la vostra attività. Esatto, dici bene, noi non vendiamo le cucine di altri marchi, ma abbiamo una nostra produzione, quindi noi praticamente facciamo l'assemblaggio delle cucine su misura, abbiamo il laboratorio a Latronico e l'esposizione invece a Pecorone. E Pecorone di Lauria, penso tutti conoscono dove si trova, vicinissimo all'uscita dell'autostrada. E la nostra, quindi, come ti dicevo, è produzione di cucine componibili che vanno dal moderno, dal classico. È una cucina personalizzata la nostra. Il cliente, la coppia in questo caso, sceglie l'anta, il colore, i materiali e noi l'assembliamo, quindi è una cosa che nasce dalla fantasia del cliente, dallo spazio che ha a disposizione. Si sa, oggi le case sono sempre più piccole, quindi noi entriamo negli spazi in cui magari una cucina standard difficilmente entra. Sono con Stefano Burbo, frontman dei Popularia. Stefano, raccontaci un po' chi sono i Popularia, raccontaci che tipo di musica fate e perché una coppia di sposi dovrebbe scegliervi. Innanzitutto perché Popularia è una band che si mette nei panni anche dei futuri sposi, quindi cerca di, in tutti i modi, insomma, di poter alternare diversi generi, tra cui il pop, insomma, la musica un po' più popolare, oppure jazz, swing, in modo da poter dare a tutti quanti, insomma, un'offerta diversa e quindi di poter accontentare un pochettino tutti quanti. La band nasce nel 2009 per un'idea di Giuseppe Cantisani, però poi nel corso degli anni si è evoluta, io da qualche anno faccio parte della nuova formazione, quindi stiamo sviluppando questo nuovo progetto insieme a tutti i ragazzi, insomma. Allora Stefano, ci dicevi che avete un'offerta vasta, vi occupate della musica in location, vi occupate anche di altro, giusto? Allora, noi in realtà copriamo l'evento a 360 gradi, partiamo, perché no, anche dal prematrimonio, quindi dalla sera prima, dalla famosa serenata o da quello che se ne possa, insomma, volere, e poi andiamo avanti con il rito legato alla chiesa, per poi passare, insomma, al ricevimento e tutta quella che è la giornata o la serata, insomma, nelle varie location con i vari momenti, taglio torta, aperitivo, altalenando circa 40 musicisti che ci danno la possibilità di poter intercambiare un pochettino l'offerta, quindi accontentare un po' tutti. Quindi di sicuro mi viene in mente una band che anche attraverso il nome ci fa pensare ad una tradizionalità, ma soprattutto anche all'innovazione, perché attraverso 40, insomma, professionisti del settore riuscite a coprire un po' tutti i generi. Diciamo che la band in primis era nata proprio come dal nome Popularia, come una band che si occupava prevalentemente di quello che era un repertorio più legato ai ritmi melodici napoletani o comunque a quel genere. Poi nel corso degli anni, insomma, è rimasto il nome perché è legato anche a una storia, insomma, legata a una persona che purtroppo non è più all'interno del gruppo, che è passata in miglior vita, e quindi abbiamo deciso di lasciare il nome, di stravolgere un pochettino quelli che sono, insomma, i ritmi e le musiche, per dare poi la possibilità attraverso tutti i nostri musicisti, partendo da una formazione base e poi arricchendola con i vari musicisti, dare la possibilità a tutti di avere qualcosa di diverso in ogni evento. GM Sound & Vision, Giovanni Malaspina,
Giovanni, sei giovanissimo ma hai una grandissima esperienza. Raccontaci un po', io sono inebriata da tutta questa meraviglia, ma facci capire un po' qual è la tua attività. Vabbè, questa ovviamente è una piccola parte di quello che realizziamo negli eventi. Dai, realizziamo un po' un sacco di cose come effetti scenici, cieli di luce, facciamo, diciamo, andiamo a illuminare qualsiasi cosa, fiori, confettate, banchetti, diciamo tutto quello che riguarda il wedding, che è un mondo molto grande. Poi facciamo anche LED mapping, video mapping, tutte queste cose un po' più particolari che magari non tutti chiedono perché hanno un po' costi, diciamo, eccessivi. E poi ovviamente andiamo anche a creare, non so, tipo strutture, palchi, piccoli diciamo addobbi, queste cose qui. Vedo una cosa fantastica qui, questa qui è creata da voi? Sì, sì, questa qui praticamente è un'insegna, si chiama, però è stata praticamente realizzata da noi con del plexiglass e poi delle strisce LED. Come vedete sono state ingollate tutte quante per creare una forma, diciamo, a forma di ali, perché adesso fa tendenza un sacco questa cosa qui. Adesso fa tendenza, è giusto. Penso che la vostra attività sia quella che più di tutte forse negli ultimi anni si è sviluppata tantissimo ed è veramente di tendenza utilizzare anche queste luci. Raccontaci un po' queste qua, che cosa sono queste cose che svolazzano nel cielo? Queste sono delle teste mobili chiamate anche BIM, che diciamo servono un sacco per andare a realizzare, non so, magari delle proiezioni vicino ai muri, oppure, vabbè, qui sono sul cielo per, diciamo, per andare a fare un po' di giochi. Si usano anche nei live, nei concerti a volte, si trovano. Francesca Pesce, flower designer di Arte Floreale. Sappiamo, Francesca, che l'allestimento floreale rappresenta uno degli elementi fondamentali nel giorno del matrimonio. Raccontaci un po', hai uno stile in cui ti identifichi? Allora, non c'è uno stile preciso da seguire, perché noi siamo alla continua ricerca della novità, del mondo che cambia, in questo mondo tutto pazzo e tutto meraviglioso. Quindi lo stile si evince poi parlando con gli sposi. Parlo con la coppia, cerco di capire i loro sentimenti, le loro preferenze, e da là uscirà di sicuro un addobbo unico, personalizzato. Rosita, cosa deve avere un abito affinché si adatti perfettamente a 360 gradi ad una sposa, e soprattutto qual è il momento esatto in cui ti rendi conto che la sposa ha scelto, ha detto sì, è lui? Quando iniziamo un appuntamento chiediamo un po' la location, che tipo di abito ha sempre sognato la sposa, e la fisicità, il tipo di fisico che ci troviamo di fronte. L'emozione la sentiamo per prima noi. A volte capita che nel momento in cui io sto per chiudere la chiusura ho quella sensazione, mi sposto, guardo la sposa nello specchio e la sensazione è la medesima, è la stessa, e lì ti rendi conto che l'abito ti ha scelto, perché la verità non sei tu che scegli l'abito, ma è l'abito che sceglie te. Ecco, appunto, abbiamo detto, Sartoria Rosita ha un'esperienza decennale. Come è cambiato il mondo del wedding nel corso degli anni, se sono cambiate anche un po' le esigenze e le richieste? Allora sì, le esigenze, cioè, è cambiato tantissimo, perché con l'avvento dei social, quindi c'è una vetrina ampissima su cui ci interfacciamo ogni volta, e quindi ecco perché tanta scelta e tante linee, tante, prima non era così. Le esigenze sì, sono cambiate in meglio secondo me, perché alla fine più il pubblico, il cliente è informato e più riesce a riconoscere la qualità e il servizio che gli offri. Assolutamente. A proposito di servizi che vengono offerti, noi dobbiamo anche dire che qui in sede c'è una sartoria, giusto? Fiore all'occhiello, appunto, la Sartoria Rosita. Cioè, io, chi mi conosce sa che cucio dall'età di 6 anni, perché il mio maestro è stato mio padre, e quindi forse è l'unica cosa che so veramente fare, cucire. Non so cucinare, non so fare altro, so solo cucire, quindi di questo ne vado fiera. E ho una squadra dietro che mi segue con un affetto quasi come se fosse il loro laboratorio, Mimma e Paola e mia madre, che non mi abbandonano mai. Quindi la cosa di cui noi andiamo veramente fiere è proprio la nostra sartoria.
Ecco, per concludere, quali sono i progetti futuri di Sartoria Rosita Atelier e se c'è in programma già un nuovo evento? Sì, c'è già in programma un nuovo evento. A breve forniremo la nuova data. Vorrei fare quasi uno spoiler, 4 dicembre, voglio metterla già così. Poi man mano parleremo dei vari punti e progetti futuri. Beh, lei è un vulcano, non ci lascia un minuto per me, non ci lascia un minuto in pace. Cioè, quando ho pensato, oddio, io vado in barico, quindi è un vulcano lei. Promises we made to